Buon sabato, ben ritrovati. Milano, va che bel sole. Innanzitutto grazie ai volontari e ai militanti che stanno aprendo gazebo in 1500 piazze in tutta Italia, che è una roba assolutamente incredibile, solo noi. Quindi se avete voglia di capire qualcosa, di firmare per chiedere elezioni e lo stop a una vergogna senza precedenti, se avete voglia di fare la tessera della Lega, se non l'avete mai fatto nella vita, se avete voglia di incontrare il vostro sindaco, il vostro consigliere comunale, il parlamentare del vostro territorio, ebbene c'è online l'elenco anche su questa pagina di 1500 piazze che fra oggi e domani aspetteranno proprio voi, tutti ovviamente volontari, militanti. Noi preferiamo uscire dai palazzi e incontrare gli italiani, altri stanno continuando a spartirsi poltrone e poltroncine. È incredibile anche in Umbria l'accordicchio fra PD e 5 Stelle della disperazione. Buongiorno, qua siamo in mezzo alla strada. Sono appena stato all'ospedale dei bambini Vittore Buzzi di Milano, eccolo là sullo sfondo a ringraziare medici, infermieri, volontari, mamme e papà. Lì c'è nata mia figlia, c'è nata mia sorella, cerco di dare una mano nei limiti del possibile. C'è un centro aiuto alla vita che ha permesso a centinaia di mamme di diventare mamme per evitare di interrompere la gravidanza, dando un aiuto economico, un sostegno morale, un sostegno sociale, aiuti veri nel nome della famiglia e del futuro. Quindi la giornata comincia bene, abbracciando i medici e i bambini dell'ospedale dei bambini. Adesso sto andando al mercato e seguiremo in diretta, tutto vero, non so cosa succederebbe se un Renzi e un Di Maio qualsiasi passeggiassero per Milano andando al mercato in mezzo alla gente, in mezzo ai commercianti, in mezzo ai cittadini. Noi lo facciamo, adesso cederò il telefono allo Stefano che ci accompagnerà. Ci tenevo a dirvi grazie perché, ripeto, essere in 1500 piazze italiane oggi e domani è un risultato straordinario. È la differenza fra la Lega e tutti gli altri che si chiudono, gli altri che si vergognano, noi che se serve cediamo qualche ministero per andare in giro a testa alta e per riprenderci con gli interessi, quei ministeri, ma passando dal voto popolare in maniera trasparente, coerente, dignitosa e democratica. Ho visto peraltro alcune dichiarazioni, secondo me, surreali di alcuni nuovi ministri. Il ministro della famiglia, Renziano, che riparla di ius soli, ditemi voi se è l'emergenza del paese tornare a regalare cittadinanze. Un altro ministro che parla di autonomia, e questo è il governo più statalista e centralista della storia della Repubblica. Quell'altro che l'ex ministro dell'economia, che getta la maschera e dice la flat tax non l'avremmo mai fatta, motivo per cui, uno dei motivi per cui abbiamo detto no a questo governo. Quindi lasciamo che continuino a spartirsi per il tempo che hanno a loro disposizione poltrone e poltroncine, noi costruiamo un futuro migliore, più dignitoso. Stanotte evidentemente altre decine di sbarchi. Buongiorno ragazzi, foto? Aspetta, tieni il telefono, aspetta. Ecco, cedo il telefono allo Stefano. Vai, pronto. La banda d'Affori, un'ora la banda d'Affori. Ciao, buona fortuna. Vabbè, allora seguiamo. Vabbè, riprendi tu. Ma perché stai storto? No, sono dritto, per la foto. Dritto. Sei bello e dritto, baciato dal sole. Andiamo. Vabbè, andiamo. Andiamo, poi oggi è San Matteo, grazie a tutti per gli auguri di buon onomastico. Io non te l'avevo fatti, auguri. Anche te, però te lo dovevo ricordare io. Enrico, gliel'avevi fatti? È il giorno del derby di Milano, incrociamo le dita, partiamo sfavoriti, però mai dire mai. E poi è... non scappare, Stefano. Non ho capito, devo stare avanti però. E quindi, stavamo riassumendo, oggi, stamattina, Milano. Domani sera sarò a Chiuduno, in provincia di Bergamo, e poi a Canale 5, dalla Barbara D'Urso, intorno alle 9:30. Poi lunedì mattina sarò a Lecco, perché... però così viene il mal di mare, gente. No, ci siamo. Lunedì mattina c'ho un'udienza a Lecco, in tribunale, perché c'è un prete, un pseudo prete, tal Giorgio De Capitani, che mi ha insultato in ogni maniera possibile e immaginabile, quindi... andrò a chiedergli se può smettere di chiedere al buon Dio la mia morte, perché poi siamo tutti nelle mani del buon Dio, però se anche un prete facesse il prete invece di insultare il prossimo non sarebbe male. Ciao. Poi sarò a Genova al Salone Nautico alle 3 del pomeriggio a ringraziare alcuni imprenditori per le loro eccellenze, perché nel settore della nautica siamo all'avanguardia. In serata a Roma,
E poi martedì sono a Cosenza, si presenta, si preannuncia già il tutto esaurito. Ci sono i centri sociali che rompono un po' le balle, però chi se ne frega. Figurati se ci facciamo spaventare da 3 centri sociali di Cosenza. Ciao. Ciao, andiamo Matteo. Ciao. Possiamo fare una foto? Ciao, stai più vicino. No, da lontano. Grazie. Allora, grazie a te. Dov'è il banchetto? Il banchetto è in fondo a destra. Seguiamo, è tutto vero, tutto vero. Ah, il 19 ottobre tutti a Roma, sono già in prenotazione, treni speciali e pullman. Buongiorno signora. Stiamo attaccato a Ste. Ma guarda che sta venendo benissimo. Sì, sì, no, non ne dubito. Ciao. Avanti così. Dentro a destra. Dentro a destra. Andiamo di là. Andiamo di là con gli altri, ragazzi. Dentro al mercato a destra. Ciao. Contaci. Contaci. Allora, stavamo... Matteo, ciao! Ciao ragazzi! Buon lavoro! Buon lavoro! Ci siamo? Qualcuno? Buongiorno! Ciao! Buon pesce! Ciao! Buongiorno! Auguri, eh! Grazie, mi dai qualche volantino, io? Opa! Ciao Matteo! Buongiorno! 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 Posso? Certo! Prego! Buongiorno! Buongiorno! Signora Educazione! Educazione! Prego! Educazione! La sua mamma glielo deve insegnare! Prego! Ragazzi, no! Così no! Così date fastidio a chi sta facendo la spesa! Ragazzi, non lo ripeto, Ciao Matteo, ciao. Associazione Nazionale dei Fanti, ti regalo una maglietta dell'associazione. Primogenita Fanti Milano. Grande, ciao. Aspetto a Nuvengo. Vedo di arrivarci. Va bene. Padiglione B. Ragazzi, non lo ripeto più. Stop. Perché dar fastidio alla gente che lavora proprio. No. Buongiorno signora. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Qui a Roma, mi raccomando. Prego. Grande Matteo. Buongiorno. Grande. Buongiorno. 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 Dottore. Oh, andiamo. Bene. Buongiorno. Posso? Buongiorno, prego. Buongiorno signori. Buongiorno. 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 Prego. Grazie. Prego. Buongiorno. Buongiorno signora. Buongiorno. Grazie. Prego. Buongiorno signora. Grazie a lei. Signore, posso? Prego. Di nuovo incontrate lei, Ciao caro. Come stai? Buon lavoro, bocca al lupo. Ragazzi. Matteo, cosa fai? Una foto? Beh, così bello come sei. No, io ti cercavo. Così bello come sei. Non riuscivo a trovarti. Vai. Ciao caro. Grazie mille. Ciao, buona giornata. Mi raccomando, Ti posso lasciare questa che se non me la perdo? Ragazzi, al gazebo, non in mezzo qua, al gazebo. Sono qua apposta, amico mio! Ti voglio bene! Ragazzi, se c'è un senso di andare al gazebo, andate al gazebo, ok? Va bene. Ok, grazie. Però era avanti. Certo, è un piacere. Ciao. Buongiorno. Posso? Prego. Prego. 19 ottobre tutti a Roma. Avanti. Grazie. Avanti. Posso chiedere di andare al gazebo? Grazie. Ciao bello. No, lo dico ai giornalisti, non a voi. Prego signora. Faccio. A lei. Avanti. 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 No. No. Prego caro. Camere di andare avanti, grazie. Vai Matteo, forza. Ciao, non manca, prego. Ciao, posso? Certo, come no, sono apposta qua. Che mancheria. Ciao Matteo. Ciao. Buongiorno. Prego signora. Grazie. Buongiorno, grazie a lei. Mettiamoli fuori i coglioni. Prego signora. Grazie a lei. Posso signora? Buongiorno. Prego. Grazie. Buongiorno. Andiamo se arriva. Ciao Marco. Sì, ciao. Perché io non lavoro. Non mi muovo. No, no. Vai. Ciao. Vai. Marco. Grande Santini! Posso?
presto, sta camminando presto. Signora, sta facendo una foto di sopra. Signora, aspetti, signora. Specialista lui, a metterla. No, sta facendo un video, signora. Come lei che funziona? Aspetti, signora, me lo sistemi che poi fa. No, stiamo facendo un video, signora. Aspetta, aspetta, aspetta lì. Non. Ferma, ferma. Vieni, vieni. Ferma. Fatto, signora. Magari uno che problema, dai. Andiamo nel vicino, dai. Auguri per te. Scusa, scusa. Grazie. Matteo, ascolti, ho fatto tutta la Normandia per incontrarti. Esatto. Se la deve fare, se la deve fare. Ce la faremo, signora. Ce la faremo, signora. Non è un grande fratello. Prego. Sì, lo stiamo lavorando. Sì, un attimo, non me ne frega, io ho fatto i chilometri per vedere. Questo è quello che libererà l'Italia. Bel Basile. Ciao, bella Chiusa. Grazie. Anch'io, Matteo. Ragazzi, stiamo... Ragazzi, tutti indietro. Andiamo davanti al Gazebo. Gazebo, indietro. Guarda quanta gente le vuole bene. Guardi quanta gente le vuole bene. Indietro, indietro, indietro. Ragazzi, indietro. Matteo! Forza Milan! Sicuramente! Forza Milan! Come la moglie? Io! Aspettate! Ovvio! Certo! Il 4 sono ad Agrigento, a Lampedusa. Ma noi siamo 19 a Roma. Ciao caro. Buona fortuna. Buonasera. Non si muove mai. Come il Milan. Che figure, smangula, vai. Pensa per Milano, pensa per Milano. Ragazzi, ancora qua siete? È sette. Buongiorno. Mi raccomando, gli infermieri. Sono qua, eh? Assolutamente d'accordo con lei. Allora, dove ci mettiamo? Spostiamoci così non rompiamo le scatole a chi va al mercato. Ragazzi, Matteo, non mollare, cazzo, non mollare. Matteo! Sempre con te! Ragazzi, siamo contro luce, ci mettiamo dietro. Andiamo qua che c'è l'ombra, qua. Qua un metro che c'è l'ombra, dai. Grazie Matteo! Attenzione, ragazzi, non spingete, ci sono persone. Ho smesso. 20 marzo. Matteo! Non mollare, Matteo! Non mollare!
L'ex ministro Tria è uno dei motivi per cui non c'è più il governo, perché non bloccato tutto quanto. Strade bloccate, porti, aeroporti, ferrovie, il taglio delle tasse non ce le facciamo entrare, quindi abbiamo detto facciamo votare gli italiani perché se riescono al governo si può fare quello che abbiamo promesso. Ci torneremo a breve perché questo è un governo che sta insieme solo nel nome delle persone. Sarò entro una decina di giorni a Lampedusa perché gli italiani non meritano i porti riaperti. Andiamo avanti perché vogliamo una legge elettorale seria, moderna, efficiente. Chi vince governa, chi prende un voto in più governa. Non l'inciucio perenne a cui stiamo assistendo. E devo dirvi che sono contento che i 5 Stelle vadano avanti nel nome dell'inciucio anche a livello locale, perché ad esempio gli umbri sapranno far giustizia di una porcheria dettata dalla disperazione per salvare qualche poltrona. Quindi andranno a casa lì come andranno a casa in Calabria, in Emilia, in Toscana, in tutte le terre che hanno mal governato per troppi anni. Ieri Berlusconi ha detto che ci vuole un po' di proporzionale. A me interessa che chi prende un voto in più governi per 5 anni, punto. Il resto del dibattito lo lascio in costituzionale. No, ma l'accordo si trova, basta garantire agli italiani che il voto conta. Matteo! Senta, ma la colpa Figment che si davvero c'è andata, che si fa in tutta Italia a favore di Salvini contro il governo, ma cos'è questa raccolta? È una firma simbolica. Ma i simboli sono importanti in un momento in cui la politica ruba i voti, e quindi essere in 1600 piazze italiane tra oggi e domani è qualcosa che solo la Lega può fare. Vorrei vedere l'accoglienza riservata a un Renzi, a un Di Maio qualunque, a un mercato in giro per l'Italia. Noi abbiamo qualche poltrona in meno, ma l'avete visto anche voi, abbiamo tanti amici in più. Ha visto che Renzi si sta facendo aiutare da Lucio Presta per la sua immagine? Preferisco la sostanza alla forma, quindi auguri. Sì, anzi cresce, include, si allarga, coinvolge. No, anche perché per la prima volta in 50 anni in Emilia partiamo alla fine. Salvini, una bellissima sfida. Salvini, ma lei e Renzi un pochettino vi siete messi d'accordo per far cadere questo governo? Il due Matteo contro Conte? Non sento Renzi da mesi e quindi non ho niente da condividere con lui. È un po' preoccupato, insomma, la Pascale ha detto che non la tollera, Berlusconi, la Pascale ha detto che non la tollera. Mi farò una ragione del non essere simpatico alla fidanzata di Berlusconi. C'è di peggio nella vita, non la conosco e non l'ho mai incontrata nella vita. Mi spiace perché io, se una persona non la conosco, non riesco a giudicarla, però penso che riusciremo a tornare al governo lo stesso e a salvare l'Italia lo stesso. Oggi sulla legge elettorale, lei pensa che comunque sia con Berlusconi si riesca a trovare una quadra? Sì, lo vedrete entro settimana prossima. Oggi giorno del derby, andrà allo stadio? Certo. E ritengo che abbattere San Siro sia un insulto alla cultura, alla storia, non solo calcistica, ma della tradizione, perché San Siro è il calcio nel mondo. E quindi va bene il business, però abbattere pezzi di storia non fa parte del mio modo di essere. Ma lei ha il numero di Scaroni, perché non glielo dice? Scriva, no, ma ci siamo sentiti, guarderò il progetto con assoluto interesse. È chiaro che c'è bisogno di un nuovo stadio, però io farò l'impossibile perché al nuovo stadio di cui Milano ha bisogno si accompagni la salvaguardia di un patrimonio storico mondiale come lo stadio di San Siro. Ma presenterete un progetto alternativo? No, e chi sono io? Faccio mica l'architetto o l'urbanista. Chiederò a nome della Lega e di tanti milanesi che il nuovo stadio salvi anche un pezzo di storia dello sport. Adesso una roba alla volta. Dai. Ha lasciato la campagna elettorale in Umbria per venire a vedere il derby? No, perché oggi e domani sto con i miei figli. Almeno due giorni alla settimana provo a stare con i miei figli. Quindi questa sera non lo vediamo allo stadio? Certo, porto mio figlio allo stadio come promesso. No. Salvini! Se no Renzi pensa che è per lui. Assolutamente. Ce lo chiede
tutto il mondo dell'impresa da nord a sud. E chi è contro l'autonomia difende i politici ladri e incapaci a nord e a sud. Salvini! Vai a vedere i moduli che si firmano oggi in tutta Italia. Questa è la gente che continua a firmare i moduli, eccoli. Lo vedi? Si vede benissimo. Vabbè, adesso copriamo gli indirizzi e i numeri di telefono, cognome e nome, residenza, email, telefono e firma. Matteo, Matteo, guarda qua. Grazie. In tutta Italia. Vi aspetto. Quanti siamo collegati? 3.007 con ciao, messaggi, ragazzi. Buon onomastico, salva il paese, ciao. Forza Matteo! E poi Matteo! Matteo! E poi Matteo! Matteo! Matteo. In bocca al lupo! E poi? Ci vediamo a Roma il 19 ottobre! Matteo! Ma vi posso dire che questi qua vanno avanti poco e poi al governo in maniera trasparente e democratica ci torniamo noi a fare. Matteo, c'è l'appello al tesseramento, che stiamo tesserando un sacco di gente nuova. E poi c'è modo anche di farle tessere in tutta Italia. Nord, sud, centro, isole, questo è il modulo. Ed è l'unico modo per darci una mano anche concretamente, col cuore e con un piccolo contributo. Senti i russi! Matteo! Arrivo! Per i selfie mi metterei di lì! Guarda cosa hanno fatto a Pompida! Ragazzi, oggi San Matteo! Matteo! Le firme a cosa servono? Aspetta, salutino la vecchietta. Una ragazza del Perù, Matteo. Vieni, amica mia, aspetta un secondo. Mettiamoci dove non rompiamo le scatole. No, tu non rompi mai. Aiuto. Un attimo, occhio, vai, 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 attenzione che sono corri via. Esci di là. Marco, dai. Vai. Vieni. Un attimo che sono con lui, eh. Senti. Vai, esci di là. Marco, c'è la foto. Guardate il telefono. No, no, da sola la Andate in coda di lì e uscite dall'altra parte. Ok, bene. Matteo, vai. Dai, okay. No, 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 dall'altra parte, per favore. Lì, fate il giro di lì, perfetto, bene. Vai, uscita dietro. Signora, facciamoli passare me lo deve accendere. E poi me ne voglio andare, mia cugina me ne voglio andare. Però sì, sì, anche alla fine, cara. Vai, signora. Vedi che poi con da dietro, sennò è. Di là, di là, di là, di là. Enrico. Enrico. Mia cugina vuole, posso fare? Posso fare un selfie con Matteo? Ma lo può fare? Vieni anche te con la mia cugina. Sì, sì, sì. Grazie. Oh, mi raccomando. Bravo. Però poi mi era fatta. Mi metto. Ragazzi, i giornalisti si possono spostare cortesemente? Ecco, se no le persone non passano più. Grazie, grazie. Mi dice che parlamentare un senatore. Ciao ragazzi, vai a mollare. Saluta. Ma c'è un cagnolino. Ciao Valentina. Salvini, vieni qua. Amici di Daniele.
Vai. Ma io non so come si fa a girare. Auguri per stasera. Come si fa a fare l'autoritratto qua? Grazie. Per l'Inter dico. Matteo, vengo da Udine, devi fare. Matteo, vengo da Udine. Una domanda, ci andiamo presto a votare? Bella arrivata ragazza. Non mollare la sottanza. Mai. Mai Simone. Che sono mai. Dei poltronari. Mai Simone. Ascolti di persone. Qua ci vediamo ad Andrea. Va bene. Dopo fatta la foto, andate di là. Ragazzi, ma riusciamo a far uscire le persone? Di qua. Fate la foto. Scusi Salvini, si fa la foto con me. Vieni qua. Però non so come si vede. Salvini. Se vieni da qua te la faccio. Grazie. Amica mia, però è il tuo telefono, se non sai cosa funziona il tuo telefono. È bene che anche milanista pure, eh? Ciao ragazzi, grazie. Ci sono. Sei milanista, 2-1 per il Milan. Perfetto. Ma quale democrazia? Insieme sono la cugina Carletto tedesco, sindaco di Civitella. Grande, c'è una bravissima. Matteo, questo è importante per me. Non farmi rubare le chiavi. Grazie mille. Scusa che esco dall'altra parte. Matteo, ci fai... Basta. Dai, che una volta... C'è un bimbo? Vieni, vieni. Ciao Matteo, sei grandissimo, ciao. Ciao caro, ciao, grandissimo. Fai passare il bimbo. Ci sei? Vai Gaia. Vieni Gaia, aspetta, quanto ha? Un mese e mezzo. Un mese e mezzo. Buona fortuna ragazzi, buona fortuna. Vieni qua. Signora, sì, ok, va bene. Ma contaci. Grazie! Vai, cosa siamo insieme? No, no, ma infatti non siamo insieme. Dai, che è insieme? Ragazzi, riusciamo! Ragazzi, facciamo! Cazzo, non è difficile. Non è difficile. Guardate, di là si esce. Non sistemi il telefono? No, non l'ho fatta, devi sistemarmi il telefono. Noi stranieri per bene e siamo con te, Matteo. Matteo, siamo con te, sì. Grazie cara. Grazie, grazie. Porta pazienza. Grazie cara. Mettiti qua che vedo. Onore. Signora. Matteo, vuoi dire qualcosa? Voglio fare una foto in un'ora. Ok, sto qua. Basta che ce la facciamo. Grazie.
Complimenti, di solito la nostra situazione, perché noi siamo più grazie mille, sei in gamba, grazie con lui. Che lotta qua, oh. Vedete che abbiamo il timer, fermo lì. 9, 8, 5, 4, 3. Forza Inter, Matteo! Attenzione! Siamo seri! Non scherziamo! Ciao! Noi stranieri per bene siamo con te, Matteo! Sei interista? Interista. Auguri per stasera. Grazie. Ciao. Fatto? Ce l'ho fatta dopo tanto tempo. Arrivo signora. Grazie. Aspetta. Prego. Da vivo. Mamma mia, grazie. Signora, di là, signora, grazie, grazie. Di là. Dovete dirlo. Grazie, signore. Signori, dopo fatta la foto si esce di là, grazie. Vince l'Inter sicuro. Ciao Matteo. Ciao. Una bandiera dietro e della Lega di Civiltà. Onore. Ciao. Oggi giornata all'ambiente, diciamo a Greta di rosamare questo governo. Non possiamo spingere, io però non sono capace. Dimmi cara, allora ci diamo, ciao, noi siamo in coppia, la signora di là, grazie. No, c'è mio marito che mi sta aspettando. Ciao coppia, io sono capace, facciamo noi signora, non c'è problema. Ciao ragazzi, ciao, grazie a te. Abbiamo la gente, poi c'è una foto sulla Gazebo che sta finendo. Sì, no, di magari Gazebo, c'è una foto lì magari. Tra poco sta finendo. Sì, poi dopo si a salutare anche, la gente va a preparare un po' di pasta. Ciao, ci aggiorniamo dopo, mi raccomando andate a cercare Gazebo nelle piazze italiane.